Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere, come sempre qui con me, Perry Falbo e Marco Ludovico. Ciao ragazzi! Ciao Serena. Ciao Serena, ciao a tutti. Allora, questa sera parliamo di legge di assunzione e lo facciamo con Francesco Giacovazzo. Ciao Francesco, benvenuto! Ciao, un saluto a tutti, grazie per l'invito. Grazie a te Francesco per essere qua con noi. Allora, Buon onore, Francesco, sì. partiamo subito così con l'argomento e quindi ovviamente come sempre, giusto per introdurre un po' la cosa, ti chiedo insomma, di spiegare ai nostri amici brevemente chi sei, di cosa ti occupi e poi insomma partiamo proprio con la domanda. Di diritto, cioè cos'è questa legge di assunzione che, come dicevamo fuori onda, ovviamente non ha nulla a che vedere con il lavoro, se no, o perlomeno non direttamente, Dipende, insomma, non si, non indirettamente. si, sì, ma non è un discorso di assunzione come dipendente al lavoro, eh? Questo sì. Allora, Francesco, spiega un po' ovviamente chi sei, questo perché la rubrica ovviamente va in onda su tre canali, sull'Alchimista TV, Border Nights e Meravigliosamente Serena. L'Alchimista TV, insomma, gli ascoltatori dell'Alchimista TV ti conoscono già, ma negli altri canali invece no. Allora, spieghiamo un po' chi sei. E chi sono? Diciamo che faccio, chi sono una domanda abbastanza grande. Sono un ricercatore, mi piace, sono una persona molto curiosa e da più di 20 anni mi occupo di studiare il potenziale umano, l'alchimia. Ho iniziato con l'alchimia, quindi con tutta quella filosofia antica. E ho cercato di comparare questi studi con le nuove ricerche della scienza d'avanguardia e questo mi ha permesso di scoprire diverse cose e di poterle poi divulgare al pubblico. In realtà all'inizio mentre scrivevo, quando scrivevo lo facevo più che altro per me, per capire a che punto mi trovavo e poi è diventato una vera, un vero e proprio, sta diventando giorno per giorno un nuovo lavoro, un altro, un secondo lavoro. Negli ultimi anni mi sono dedicato a recuperare e tradurre i lavori di Neville Goddard, che possiamo definirlo come un mistico del secolo passato, che ha portato a noi una conoscenza senza tempo. In realtà, individuarne le origini sarebbe quasi assurdo, e che è stata reinterpretata in questi ultimi anni, è stata riscoperta e reinterpretata come la famosa legge di attrazione, ma che in realtà ha dentro di sé un qualcosa di più profondo. Dopo aver scritto alcuni libri appunto sulla crescita interiore, sul risveglio, su quella che è la differenza fra risveglio e illuminazione, un lavoro sulla presenza. Ecco che sono arrivate in me alcune domande che poi, come succede sempre nella vita, trovano le risposte e ti vengono a trovare in maniera del tutto inaspettata. E proprio lavorando, traducendo le opere di Neville Goddard, che sto anche pubblicando, sono riuscito a trovare anche quell'anello di collegamento fra tutta la parte, possiamo chiamarla della non dualità, di quella spiritualità, che parte dal voler trascendere l'ego e tutta quella parte invece che si occupa dello studio della mente, di come la mente crea la realtà. Neville è stato appunto l'aggancio che mi serviva, e qui le cose sono un po' diverse rispetto a come ce le hanno raccontate, no? Perché se noi pensiamo che creare la realtà significa manifestare dal nulla qualcosa, attrarre qualcosa che non esiste, con Neville questo diventa ridicolo perché non è per nulla così. Qui non si parla più di lavoro della mente, ma si parla di consapevolezza, di ciò che è la consapevolezza e di come in realtà tutto quello che possiamo concepire esiste già in una forma di possibilità, e noi dobbiamo soltanto andarla a dargli consapevolezza, no? A consapevolizzarla.
e questo ci permette di farne successivamente esperienza. Quindi ciò che io assumo come vero, piano piano assume una connotazione esperienziale profonda. Non so se un po' mi sono spiegato, sapete, io vado un po' bravo. Ok. Benissimo Francesco, allora la domanda che mi viene ovviamente spontanea da farti in questo momento, tu hai ovviamente parlato di legge di attrazione, qual è la differenza tra la legge di attrazione e la legge di assunzione, giusto per dare ovviamente, come dicevi tu, cioè per inquadrare, per definire, per far comprendere meglio, anzi rendere più consapevoli noi tutti, insomma, che esistono delle differenze e che, come dicevi tu, proprio perché esiste un potenziale al quale poi dare forma. Assolutamente. Allora, come dicevo prima, la legge di attrazione è una legge mentale, e lo sappiamo, i pensieri creano la realtà. E questo, ahimè, non è proprio così, non è esatto. La legge di attrazione presuppone che ci sia io, un universo a cui chiedere, una realtà da dover manifestare, o meglio anche di creare e farla arrivare a noi attraverso i pensieri e i sentimenti. Vi ripeto, la legge di attrazione è che una riformulazione un po' più, come possiamo dire, commerciale di qualcosa di più antico. Nella legge di assunzione innanzitutto si parla dal presupposto che la realtà è già creata in tutte le sue possibili varianti, no? Che esistono già, qui ci rifacciamo già alla fisica quantistica. Pochi giorni fa io ho pubblicato anche la biografia, la prima biografia ufficiale di Neville, in cui dimostro come Neville abbia anticipato gli studi della fisica quantistica e come di alcuni fisici si siano anche, non dico ispirati a lui, ma hanno approfondito alcuni dei suoi concetti. Perché anche la versione, la concezione degli universi paralleli, a parte che era conosciuta nel cristianesimo, anche dagli egiziani, nel mito di Osiride si parla di mondi paralleli, quando si parla di resurrezione si va a parlare di un viaggio che fa Iside nei mondi paralleli dove Osiride esiste ancora, quindi stiamo parlando di concezioni antiche. Però per tornare a quello che stiamo dicendo adesso, quello che si sostiene nella legge di assunzione, che i fisici stanno corroborando, è che la realtà esiste in tutte le possibili forme e noi, come consapevolezza, esattamente come un raggio di luce, possiamo illuminare un settore alla volta. Così come adesso noi siamo collegati, noi tre, chi ci sta ascoltando a questa trasmissione, è ovvio che oltre a questa trasmissione che sta andando in onda, ce ne sono tre, che le altre non le stiamo computando. Però mi basta sintonizzarmi su un'altra frequenza e vivere proprio un'altra dimensione che non vado, ma semplicemente vado a consapevolizzare, quindi ad assumerla. Assumere significa proprio questo. Io vado a illuminare una realtà e inizio a viverla, a muovermi in quella realtà come se fosse già reale. Quindi si tratta di un vero e proprio trasferimento su un'altra linea del tempo. E che una concezione che, per quanto può sembrare un po' esoterica, è molto più, se ci pensiamo, molto più reale e dimostrabile di quella che noi andiamo con il nostro pensiero a attrarre qualcosa che magari o non esiste o sta da qualche altra parte. Allora, se la legge di attrazione lavora sull'algoritmo chiedo, credo, ricevo, che è completamente mentale, comunque va, è anche una sorta di fregatura, come dico nel libro della legge di assunzione, perché nel chiedere stesso noi stiamo dichiarando che quella cosa ancora non ce l'abbiamo. E quindi, se conoscete un po' il linguaggio dell'inconscio, non stiamo facendo altro che sintonizzarci su un senso di mancanza. Così anche credere, se devo credere a qualcosa significa che dentro di me in realtà non ci credo. Diversamente la legge di assunzione, in cui non c'è da chiedere nulla. Si tratta semplicemente di iniziare a vedere, a sentire, a comportarci come se quella realtà esiste già. Perché io so, quindi non è un credere, non è anche una fede, o meglio una fede che si basa sulla conoscenza, che tutto ciò che concepisco per il solo fatto di poterlo concepire in una forma virtuale esiste già. E ricordiamo che la virtualità, come l'immaginazione, sono dimensioni reali. Dimensioni che esistono indipendentemente da noi.
quando noi dormiamo entriamo nel mondo dei sogni. Il mondo dei sogni è qualcosa di così vasto, così grande, che è impossibile che una mente possa concepire assemblando parti di informazioni che ha preso durante la giornata. Ci sono in quei mondi là, come diceva anche Castaneda, sono dei veri e propri mondi dove si vive in maniera virtuale, ma esistono. Ma tu pensi siano in maniera virtuale o, come dicevi tu, no, esistono, ma virtuale non nel senso come lo intendiamo forse a livello tecnologico, virtuale nel senso che non sono tangibili nella modalità con cui noi li percepiamo in questo paradigma. Può essere da questo così. Punto di vista, da questo punto di vista, quelle altre realtà, proprio perché noi viviamo una realtà tridimensionale, la chiamiamo virtuale, nel senso non possiamo entrarci con il corpo, tuttavia i nostri sensi li funzionano, li chiama nebili, li chiama sensi spirituali, nel senso che tu vedi e percepisci ciò che non esiste in questa realtà. Ma io, come faccio sempre, l'esempio più classico ti fa capire come noi possiamo, lo chiamiamo allucinare, ma in realtà è percepire qualcosa che non esiste. Se io parlo, faccio l'esempio classico del limone, penso a un limone, lo taglio, sento di tagliarlo, lo giro e lo lecco, qualcosa comincia a succedere a me. Allora, noi a cosa stiamo rispondendo? Il nostro corpo a cosa sta rispondendo? Ad una virtualità. Ma per il fatto che gli rispondo, significa che proprio virtualità non è. Quindi i nostri sensi si collegano a qualcosa che non percepiamo con questi sensi, ma con altri sì. Quindi ci colleghiamo alle cosiddette memorie, probabilmente. Quindi questa memoria che in realtà è qualcosa di, scusate il gioco di parole, di reale. Francesco, tu hai ovviamente fatto un po' anche hai parlato un po' del discorso del mentale, no? In questo tuo discorso. Quindi possiamo dire che la legge di assunzione non si rifà ai desideri della mente, ma si rifà ai desideri del cuore. Possiamo dire una cosa così? Sì, io più che altro ho fatto in modo, questo è un po' il sottotitolo del mio libro che si occupa di questo argomento, Realizzi i desideri del tuo cuore, ma voglio precisare che ovviamente qui c'è, almeno nel lavoro che faccio io, cerco sempre di unire un po' quello che ho fatto in precedenza, quindi questo che abbiamo, come dice anche Neville, la legge di assunzione è un aiuto che abbiamo, perché il nostro vero fine, al di là di tutto, è riconoscere noi stessi come la sorgente stessa, quello che si chiama Dio. Che significa questo? Che se io sfrutto oppure sperpero questo potere che ho per giocare con la realtà, per le cose contingenti, che va pure bene, funziona, non sto dicendo che non funziona. Ma la cosa che dobbiamo capire è che andiamo a perdere in questa maniera quello che è uno strumento che serve all'evoluzione della nostra anima, a esprimere ancora di più quella che è la nostra missione sulla Terra. Questo è importante. Con questo non voglio minimizzare o sminuire quelli che sono le cose contingenti, perché tutti hanno bisogno di avere una buona salute, assolutamente, di avere una buona, possibilmente di vivere una vita agiata. Però questo, se non fa parte del tuo cammino, non ti può rendere felice. Quindi il binomio legge di attrazione, legge di assunzione e felicità non può andare, non va, se non siamo insieme quello che è le nostre vere, chiamiamole più che desideri, sono proprio richiami della nostra anima, aspirazioni, ecco. I desideri dell'anima, io nelle quattro stadi del risveglio li chiamo aspirazioni, perché è qualcosa che rispetto ai desideri non ci viene introiettato dall'esterno, dalla cultura, dai bisogni, ma è qualcosa con cui nasciamo, qualcosa che dobbiamo esprimere. Come per un uccellino è indispensabile esprimere il suo canto, esprimere il suo volo. Così anche noi abbiamo i nostri voli, i nostri talenti da esprimere. Questo, unito alla legge di assunzione, ci permette veramente di essere felice e di vivere con significato. Come possiamo
riconoscere questi aspetti nella quotidianità, perché poi no, noi abbiamo riusciamo a capire perfettamente mentalmente tutti i concetti, concetto in quanto tale ovviamente è mentale, ma poi nella quotidianità facciamo fatica a riconoscere questa cosa, cioè questa legge, perché essendo una legge ovviamente è sempre attiva, perché tanti, assolutamente. Perché tanti, appunto, andiamo un po' a specificare questa cosa, tante volte no, si sente, ritorniamo al discorso della legge di attrazione, io ho praticato la legge di attrazione, ma essendo leggi, sia quella di attrazione, sia quella di assunzione, comunque qualsiasi legge universale, non è che tu la pratichi, la legge universale esiste ed è sempre attiva, proprio per definizione, non è che c'è un interruttore on off, adesso c'è questa legge, poi non c'è più, c'è sempre. Quindi nella quotidianità, quando noi siamo presi da tutte le nostre cose giornaliere, come possiamo riconoscere questi aspetti della legge e quindi poterli, scusami magari il termine molto profano, girarli a nostro favore per poter portare avanti la nostra missione su questo pianeta? Allora, ci tengo a dire innanzitutto una cosa, che la legge di attrazione è originariamente, parlando di leggi universali, ha a che fare con quella che delle scuole iniziatiche conosciute come legge di risonanza, da quello che la legge di attrazione alla legge di risonanza, corpi che vibrano la stessa frequenza si connettono. Questa è la legge universale che noi possiamo riconoscere ovunque, cioè la possiamo riconoscere nel mondo in cui viviamo quotidianamente, nelle amicizie che abbiamo, anche del nostro conto corrente, nelle nostre relazioni. Questa è la legge, non ha nulla a che fare, vi ripeto, la legge di attrazione è stato, da un punto di vista, chiamiamolo spirituale, un gancio per poter permettere alle persone di andare ad approfondire certi argomenti. Quindi ha svolto la sua funzione egregiamente, perché tutte le persone che hanno iniziato questo percorso poi hanno dovuto, per forza di cose, soprattutto perché non funzionava, a capire che c'era qualcosa di vero, ma bisognava approfondire. Poi sono nate il segreto del segreto, si è parlato dell'inconscio, del superconscio, ma non si è ancora, cioè in realtà molti senza saperlo hanno capito che in realtà ha questa cosa a che fare con la coscienza, come vi ho detto prima, e un po' si sono riunite le varie cose. La legge di assunzione è come si applica la legge di risonanza, no? Assumere qualcosa significa considerarla come già una realtà per noi, quindi il nostro modo proprio di procedere, di comportarci, di muoverci in linea, quindi in risonanza con ciò che noi consideriamo giusto o reale. Noi dobbiamo partire dal presupposto, come hai detto tu, che se questa è una legge universale, e parlo di legge di risonanza, significa che quello che io sto vivendo è un segnale di ritorno di ciò che sto trasmettendo. Ma questo, bisogna stare attenti, non significa che sono io che sto creando la realtà. Semplicemente io sto vivendo una percezione della realtà, un particolare tipo di percezione. Io, il mio ruolo di creatore, è quello di dare un significato a quello che vivo. Questo, se allarghiamo il discorso su dove adesso io mi sto andando un po' a fare ricerca, pensate ai traumi, no? Come si guarisce dei traumi? Molti pensano ancora che i traumi si sciolgono, bisogna cambiarli, cancellarli. Non è assolutamente vero. Quando noi riusciamo ad allargare, perché il trauma ha una funzione, no? Quello del dolore, del blocco, delle memorie emozionali, chiamatele come volete, che è quella comunque di allargare il nostro stato dell'io, perché l'io, in certo senso, è chiuso rispetto a un trauma. E siccome noi siamo portati quasi di per sopravvivenza a chiuderci ancora di più per non sentire il dolore, in realtà l'aspetto evolutivo è quello di allargarci di più. Quando diventiamo, quindi i traumi non si vincono, si superano. Superare significa diventare più grandi. E come si fa a diventare più grandi? Quando è che una persona guarisce? Non quando dimentica
ma quando quell'evento assume le dimensioni più piccole rispetto a sé, e questo significa che noi lo percepiamo in maniera diversa, gli diamo un altro significato. Così noi cambiamo la percezione di un qualcosa e andiamo oltre. Quindi capite che io sto parlando di qualcosa di molto più reale, più preciso e anche più applicabile. Qui non si tratta di cambiare le cose, un'auto con un'altra, una moglie con un'altra, un lavoro con un altro. Qua si tratta di cambiare il modo in cui viviamo. Ecco perché io ci tengo e dico sempre a non diventare superficiale quando si trattano certi argomenti. Perché ancora c'è gente che mi scrive, io non riesco a manifestare con la legge di assunzione un nuovo lavoro, un nuovo marito. Io dico, non stai facendo il maghetto che deve da un giorno all'altro fare così e trovarsi l'assegno. Cioè la gente ancora pensa che la legge di assunzione significa visualizzare i miliardi in, una, in un diretto. O la stangona che ti suona a casa che del pizzale e si innamora di te. Non è quello, è un modo proprio di cominciare a concepire la nostra realtà in maniera diversa. Questo ci cambia la nostra frequenza e questo ci permette di allargare la percezione e collegarci a quello che già esiste ma ancora non vediamo, perché le nostre opportunità sono intorno a noi, però se noi siamo focalizzate su un piccolo aspetto della realtà, ci perdiamo tutto quello che c'è intorno, ma c'è e non vediamo. Sapete, hanno fatto tempo fa un esperimento sulla uno psicologo che studiava la fortuna, no? E metteva, queste sono cose vere, dei soldi per terra nel vialetto che andava dal cancello dove lui stava alla sua abitazione. Bene, lui si è reso conto che solo le persone che avevano una certa autostima vedevano i soldi a terra. Chi invece si credeva pessimista, si credeva poco sfortunato, roba del genere, i soldi non li vedeva. Ma capite, per lui quei soldi era come se non esistevano. Non li vedeva perché era distratto, magari li vedeva, ma il suo cervello, che era programmato in certa maniera, non li computava. Capite la differenza? Questo certo, è vedere. Infatti, Francesco, mi ricorda molto questo esempio che hai fatto proprio. Ovviamente Paperino e Gastone, che magari sono nello stesso posto, Paperino continua a lamentarsi, Gastone vede per terra i $10, no? E sono lì tutti e due insieme. Sono proprio lì, quindi questa immagine. Ed ecco, esattamente, guarda, io per spiegare questi concetti, l'ho fatto nel libro nei quattro stadi del risveglio, faccio l'esempio di Via dei Condotti a Roma, no? Io ho detto, immaginate Via dei Condotti e ci sta un barbone seduto per terra, una coppia di sposi, una persona che va a lavorare. Stiamo sempre a Via dei Condotti, però il barbone lì vedrà la strada dove vedrà gambe che passano e un modo per accumulare qualcosa. Quindi quella strada diventa un po' la sua casa. Una persona che va a lavorare forse non vedrà neanche i negozi che stanno lì, perché sta andando a lavorare, corre. Una coppia di sposi, quella strada sarà la vacanza, sarà il posto più bello. La strada è sempre la stessa. Siamo noi che la vediamo in maniera diversa e ne facciamo un'esperienza diversa. Esatto. Questo è. Esatto. Marco Perri, a voi. Ma a me ha ricordato moltissimo, proprio anche su questi ultimi esempi, quando... ne avevamo forse parlato anche un'altra volta, cioè quando quella cosa che è capitata un po' a tutti quando smettono di fumare o quando si aspetta un bambino e si ha la moglie incinta e improvvisamente intorno a sé si vede tutti che fumano, tutti incinta, tutti in realtà c'erano anche prima, semplicemente mi sto concentrando in quel momento, la mia mente si sta concentrando su quella cosa che c'era sicuramente anche prima. Non è che sono aumentate o diminuite le donne incinta che circolano intorno a me o i fumatori. Semplicemente sto mettendo un focus su qualcosa di più specifico e quindi forse gli sto aumentando anche l'attenzione rispetto a quello che facevo prima, dove magari non solo era poca, ma non c'era proprio, nel senso che non andavo proprio a vedere quell'aspetto delle persone che mi circondavano. Quindi è un esempio molto calzante, cioè a me è successo almeno in questi due episodi di vita, è successo in maniera plateale, cioè proprio palese.
e penso che chiunque si possa riconoscere in questi esempi semplici, anche banali, o quando uno decide di fare una dieta, improvvisamente sembra che tutti quelli intorno a lui inizino a mangiare Nutella, dolci, pizze, si inizino a sfondare di cibo. In realtà non è così, è una mia traduzione, diciamo, è una mia visione di quello che mi circonda. Non so se è corretta come interpretazione. Sì, guarda, come dicevo, si tratta più che altro di aprire il nostro obiettivo, il nostro focus sulla realtà. Più la allarghiamo, più la realtà diventa piena di possibilità, di potenzialità. E a quel punto a me serve solo sintonizzarmi su una e iniziare ad assumerla, cioè a viverla già, a comportarmi come se quella cosa fosse già presente. Anche se magari non lo posso vedere, come dicevamo prima, con i sensi fisici, però quel edesimarmi in quella realtà gli dà proprio forma, cioè gli dà proprio consistenza, nel vero senso del termine. Perché, dicevamo prima, se io posso farlo con un pezzo di limone, posso farlo anche con... e avere un effetto chimico sul mio corpo, e quindi predisporre il mio corpo a una certa esperienza, lo posso fare per l'abbondanza, per la felicità, per lo stare bene, per la salute. Senza rendermi conto, comincio a cambiare, esattamente come la salivazione per un succo di limone, posso iniziare a cambiare la chimica e accordarla a quella che è riferita a un certo altro tipo di esperienza. Poi dovete sapere anche che il nostro corpo, ormai per fortuna lo sento dire da sempre più persone, anche autorevoli, è la nostra mente inconscia. Cioè, noi quando parlavamo di mente inconscia parlavamo della mente cosciente nella mente, ma l'inconscio, cioè chi lo metteva nel cervelletto, ci mancherebbe da altre parti. In realtà ci rendiamo conto che il nostro corpo è l'interfaccia dell'inconscio. Quindi quando il nostro corpo comincia a reagire a particolari stimoli, e sappiamo che non importa se siano reali o immaginati, qualcosa sta cambiando. Allora, per me ciò è cos'è che è realtà, cos'è che è vero, ciò di cui faccio esperienza. Se poi vivo in un certo tipo, comincio ad allenarmi e a insegnare al corpo cosa significa vivere in una realtà prima ancora che si manifesta, il mio corpo stesso diventa un'antenna che cosa fa? Non è che va a concretizzare qualcosa dal nulla, semplicemente raccoglie l'opportunità quando la vede fuori. Quindi mi predispongo a un certo tipo di realtà che adesso non vedo, ma poi il mio corpo stesso andrà ad agganciarsi quando troverà appunto il gancio giusto nel mondo esterno. Capite quanto è reale? Dimmi, Pierre. Sì, allora volevo chiederti, visto che comunque Francesco fa una trasmissione sul mio canale, parla spesso di questi argomenti, quindi di domande me ne ha risposte tante, quindi si rischia di rimanere a secco, però faccio delle domande a cui già mi ha risposto. Volevo chiedere la funzione del desiderio, se potevi. Allora ne abbiamo fatto un paio di puntate proprio sul desiderio. Allora, il desiderio di per sé rispetto a quello che comunemente si sente dire nel mondo della spiritualità, non è qualcosa che per tornare al discorso di Buddha, facemmo, se non sbaglio, l'altra trasmissione, no? Che è la fonte della nostra infelicità. Il desiderio, più che il desiderio, in quel caso abbiamo spiegato che era l'attaccamento al desiderio. Il desiderio, ho spiegato, almeno come l'ho interpretato da Nebile, è una scintilla. La scintilla deve diventare fuoco, il fuoco deve diventare luce. Questo è il passaggio che si deve fare. Noi ci fermiamo al desiderio, che non è altro, come dico sempre, fatemelo dire con altri termini, una sorta di premonizione del nostro futuro, un richiamo del nostro futuro. Non possiamo avere il desiderio di qualcosa se non c'è già una parte di me che quella cosa la conosce già e la vuole esprimere, no? Quindi diventa quasi un richiamo del nostro futuro. Non è un qualcosa che mi manca, come
possono, come ci dicono gli altri. Non è assolutamente così. È semplicemente un qualcosa che fa parte di me, ma ancora non vedo, ma ancora non realizzo. Ecco perché, sì, lo sapete, desiderare significa andare oltre le stelle. Ma siccome io sono coscienza, non c'è qualcosa che è fuori di me. È semplicemente che qualcosa non fa ancora parte di me, che è diverso. Però il desiderio, una volta che lo faccio con una scintilla, lo devo trasformare in una fiamma, che è l'intenzione. E voi sapete, c'è chi si occupa di desiderio, c'è chi si occupa di intenzione. Il passaggio successivo che gli altri non fanno è trasformare il fuoco in luce. Desiderio diventa, l'intenzione deve diventare assunzione. E lì entriamo nel regno della vera creazione. Il desiderio è la consapevolezza che mi manca qualcosa. La volontà è la determinazione a ottenere qualcosa. L'intenzione è la dichiarazione che quella cosa è mia, sarà mia. L'assunzione è la consapevolezza che io sono già quella cosa. Capite che sono quattro diversi livelli di coscienza che noi consciamente e inconsciamente andiamo a sviluppare? Alla fine un desiderio che diventa realtà, senza rendercene conto, passa da questi quattro livelli. Allora, uno può lavorare col desiderio, ed è come lavorare con una scintilla, no? È come spingere il coso del gas per accendere la fiamma, ma non mettere il gas e stare là a spingere la scintilla, ma ahimè non capita nulla, non cambia niente. Invece, quando poi inizio a lavorarci col desiderio, avere la ferma convinzione che questa cosa mi arriverà, passo al lavoro con l'intenzione. Ma anche l'intenzione, è un, come dico, come spiego, intende, l'intenzione, come è spiegata a noi, significa sempre che io cerco qualcosa, ma che ancora non è mio. È diverso, in realtà gli antichi non parlavano di intenzione, parlavano di intento. Che è un'altra cosa. Intendere qualcosa è diverso da averne intenzione. Io posso avere intenzione di essere ricco, però intendere la ricchezza significa che io la comprendo. Riuscite a seguirmi? Io ho intenzione di fare la dieta, ma intendere il dimagrimento significa che questa cosa per me fa già parte di me. Comprendere significa prendere con sé. Quindi sono due livelli diversi. Gli antichi parlavano di intento, non di intenzione. Da lì che è molto più vicino all'assunzione, perché comprendere e assumere sono la stessa cosa. Quindi io nel momento in cui quel desiderio ne prendo coscienza, lo consapevolizzo e all'inizio diventa un'intenzione, cioè a livello cosciente sono pronto a sintonizzarmi su quello, la vera sintonizzazione è l'assunzione. E quello è quello che poi mi fa fare l'esperienza. Quindi il desiderio è solo un passaggio. Il primo passaggio di un percorso che porta poi alla sua manifestazione. Francesco, a questo punto mi viene ovviamente un'altra considerazione, cioè tante volte noi non riusciamo a fare quel passo che ci porta verso il nostro obiettivo, qualunque sia il nostro obiettivo, che sia la nostra missione di vita o anche una piccola scelta quotidiana. E non ci riusciamo perché siamo attaccati a determinate cose. Possono essere degli oggetti, possono essere delle persone, possono essere dei ruoli. E che ruolo ha quindi l'attaccamento in relazione alla legge di assunzione? Allora, prima di risponderti a questa domanda, mi viene da dirti questo, che quando le nostre, chiamiamole assunzioni, visto che stiamo entrando in questa nuova sintassi, non stanno funzionando, possono significare diverse cose. O che ci sono dei blocchi emozionali e ci servono, perché senza quelli noi non possiamo fare la crescita necessaria per poter poi supportare quello che stiamo chiedendo. Se io voglio diventare ricco, però ho paura, per dire, dei soldi e non vinco quella paura e mi arriva con una vincita istantanea la ricchezza, la perdo. Allora, quel blocco mi serve a fare un certo tipo di, ad acquisire un certo tipo di risorsa che mi permetterà in un secondo momento di poter sopportare quel desiderio esaudito. Prima cosa. Seconda cosa, se la cosa non sta avvenendo è perché noi in realtà questa cosa da un certo punto di vista non ci serve adesso. E qui mi dispiace dirlo, la maggior parte della gente non lo vuole accettare, ma è così.
E vi dico che la cosa peggiore è che possiamo forzare le cose e ottenerle a nostro discapito. Terza cosa, dobbiamo capire che noi... Scusami Francesco. Quindi noi dobbiamo rispettare quello che i greci chiamavano kairos, cioè il tempo opportuno perché le cose si verifichino. Perché noi pensiamo solo a Cronos e quindi, sai, più vai in là, in realtà meno tempo ho per godermi quella situazione. Questo è un po', no, il concetto mentale che noi abbiamo. Sì. E quindi il tutto subito, questa necessità di non essere in grado di godersi il viaggio, ma di arrivare subito a destinazione. Sapete qual è il messaggio più importante che io vi possa trasmettere in questa puntata, che vale tutti i libri che potete leggere su questo argomento? Che noi dobbiamo capire che non abbiamo il controllo di nulla. La gente pensa che può controllare il processo, quello non spetta a noi. Noi possiamo solo impostare un risultato e una meta, il resto non abbiamo il minimo controllo. È la vita che, in base a tre leggi che voi conoscete, che sono tutte leggi di equilibrio, di sintonia dell'universo, ci porta il giusto percorso per arrivare alla meta. Invece noi siamo sempre portati a voler cambiare ciò che non ci piace. Quando ci mettiamo a fare quel lavoro, è ovvio che non potremmo mai ottenere nulla. Noi possiamo, ripeto, impostare il punto di arrivo, dove vogliamo arrivare, e fare in modo che sia la vita con le sue sceneggiature a portarci nel modo migliore possibile. Invece, vi ripeto, pensiamo che sia un lavoro attivo quello che dobbiamo fare, che non inizierà a far cambiare le cose, a cambiare lavoro, a fare... Queste cose arrivano come conseguenza di aver stabilito un certo traguardo della nostra vita. E quello che diventa ancora più facile, perché quello che dobbiamo fare è seguire il flow, proprio accordarci agli eventi della vita. Questa è la cosa più importante da imparare. È la cosa più semplice e più difficile. La gente pensa che è tutta una questione di visualizzazioni, di sentire bene le cose, di vivere come se fosse già reale. No, scusatemi il termine, una puttanata, lo si fa in pochissimo tempo, ma veramente lo dico, secondi ci vogliono. La parte più difficile è lasciar fare alla vita, sentire come la cosa, come se fosse... Dimmi. Infatti, volevo dire una cosa importante, ti faccio dire. Quando si parla di fede, la fede che cos'è? Che la vera forza motrice della realtà, quella che viene chiamata intenzione esterna, viene chiamato grande spirito, intento. La fede, perché è un concetto che è più vicino a noi, che cos'è? Proprio questa capacità di capire che ciò che cerchiamo, e per il fatto che l'abbiamo concepito, per il fatto che l'abbiamo sentito, esiste già, quindi se esiste già, non lo perdo. E lasciarsi guidare nella vita senza forzare le cose. Quella è la parte più difficile, la più importante. Dicevi, infatti, Serena? Sì, infatti, no, proprio per dare un po' più di forza a questo concetto che stavi esprimendo, io spesso faccio l'esempio del surfista. Il surfista non può cambiare l'onda, la può cavalcare. Quindi tu non cambi gli eventi, ma... puoi gestirli a tuo favore, quindi utilizzi l'onda per divertirti, per allenarti, per comprendere le tue potenzialità e dove puoi arrivare. Tu devi cavalcare l'onda, ma non puoi scegliere quale onda, cioè, meglio, l'onda che stai cavalcando non l'hai creata tu. Invece la gente comincia di creare l'onda, capite quanto poi ci complichiamo la vita da soli? È proprio questo l'inghippo di tutto questo discorso, di questa filosofia, che invece di occuparci di cavalcare l'onda, pensiamo di creare l'onda. E infatti è lì che poi le persone, non succede mai, il discorso che dicevi tu prima, no? Il mio conto corrente non cresce, non mi si presenta la bionda davanti a casa che mi suona il campanello, eccetera. È esattamente quello, cioè tu, come dicevi tu appunto, l'onda non la crei, ma la puoi cavalcare quando arriva. E tante volte non si cavalca l'onda perché non la si percepisce. Perché? Perché sono focalizzato sulla cosa, la devo creare io. Quando ce l'hai lì, invece che sta arrivando. Ho sentito una storia
sì, Marco Cesati Cassin la racconta spesso nelle sue conferenze, no? Che è bellissima. Una ragazza che aveva letto il libro The Secret e lo voleva mettere in pratica, no? Allora il suo sogno era trovare l'uomo della sua vita, l'uomo perfetto, perché le sue amiche erano tutte fidanzate. Allora comincia ad applicare il metodo, roba del genere, a un certo punto ne parla col suo prete, il suo confessore, che gli dice: ascoltami bella, sì, queste cose già le dice Gesù, però vuoi essere più veloce, compiti una statua dalle tue cose. La ragazza prende questa statua e comincia a pregarla tutti i giorni. E arriva l'estate, vanno le amiche, dicono: vieni con in Grecia perché così funzionerà. Lei si porta la statua in valigia, se la mette là, però non arriva nulla, prega, no? Sto ragazzo non arriva. A un certo punto finisce l'estate, lei sempre più depressa, comincia non tanto più a pregare a sto San Giuseppe, ma penso che lo inizia proprio a rimproverare. Una mattina non ce la fa più, dice: sai che c'è legge di attrazione San Giuseppe? Ma stava alla finestra, prende la statua e la lancia fuori, ma vai a puntini. Ah, e si rilassa. Dopo un po' suonano la porta. Lei va ad aprire la porta, c'è un ragazzo, un fusto, un bellissimo ragazzo con la statua in mano. Fa: ma scusa, ma questa l'hai lanciata tu? E lo guarda, fa: sì. E non sapevi che potevi uccidermi con questa statua? Morale della favola, i due si sono poi messi insieme e hanno avuto figli. Questa è una storia vera che so che apparsa su Gente, su Oggi. Capite l'ironia della vita? Cioè, la vita le cose le fa a modo suo, soprattutto, visto che hai chiesto del non attaccamento, quando molliamo la presa, quando dentro di noi scatta quella cosa che ci fa dire fai tu, le cose arrivano. E arrivano, la cosa bella, nei momenti giusti, quando siamo pronti. Perché basta che arriva un momento prima perché una fortuna si trasformi in un disastro. E la cronaca è piena di queste storie. A volte noi, il nostro voler accelerare le cose, volerci mettere con la nostra mente contro o sopra l'intelligenza della vita, non fa che rovinarci l'esistenza. Ma e in quindi, effetti, ripeto, quando qui noi scatta quella... Quando noi abbiamo le aspettative, Francesco, che ci roviniamo poi le conclusioni, perché siamo focalizzati su altro, un po' quello che diceva Marco prima, no? Il focus, solo che in questo caso in senso negativo. Sembra anche la storia del contadino che mette il seme e ogni 5 minuti va a aprire e vedere se il seme cresce. Quindi questa mania di controllo non permette alla natura, all'universo, di manifestare la sua energia creativa. Ma, che guarda, Pierri, poi hai detto una cosa bellissima, perché la figura del contadino, del giardiniere, era molto cara ai taoisti. E quando i taoisti dicevano: quando avete un desiderio, affidatelo al vuoto, non facevano altro che riferirsi a quello che fa il contadino, che mette il seme del desiderio nel terreno, in quel terreno, al buio, al silenzio, quindi a lasciarlo andare di per sé e lasciare che questa cosa avvenga da sola. E questo, fra tutti i vari sistemi, è il più importante, il più forte, il più potente per poter manifestare velocemente quelli che sono i semi dei nostri veri, ripeto, veri desideri. Guardate che è importante riuscire sempre a collegarci ai nostri veri desideri. Non perché gli altri non funzionano, ma perché gli altri rallentano poi il nostro percorso. Come fare, perché so che me la farete presto questa domanda, a distinguere i desideri veri, quelli profondi, reali, da quelli che non lo sono? Semplice, che nel momento in cui noi pensiamo a questi desideri, ci sentiamo subito felici e leggeri, non proviamo l'eccitazione dei primi chakra, il piacere, sentiamo un senso di felicità, di leggerezza. Il solo avvicinarci, il solo pensare a questo ci fa sentire più leggeri, non eccitati. Anche eccitazione ci può stare, però è un qualcosa di molto più lieve, più soddisfatto. In qualsiasi cosa troviamo segnali che vanno a confermare che queste cose fanno parte di noi, in quello che leggiamo, in quello che incontriamo. Allora lì possiamo essere sicuri che quella cosa fa parte di noi. È molto più semplice di quello che si possa immaginare. Gli altri desideri sono più che altro un po' forzati, ma vi ripeto, non è che devo eliminare i desideri, anche quelli più semplici, ci mancherebbe altro, però devo capire
devo capire che quello che a me serve mi arriva, perché già fa già parte di me. Devo solo consapevolizzarlo un po' di più. Tutto qua. E diciamo che è per la loro natura avverarsi, non devo fare nulla di più e nulla di meno. Francesco, mi viene però ad aggiungere una cosa su quello che ha detto Pierre e poi tu ovviamente hai specificato del seme, perché anche qua a me è successo più volte che le persone poi fanno confusione, cioè dal voler, tra virgolette, creare l'onda perfetta, cioè volerla creare da sé, al dire, beh, vabbè, se tanto deve arrivare, arriva, no? Cioè, e quindi semino il seme, ma lo lascio lì, non me ne curo più. In realtà c'è il non voler controllare gli eventi esterni, ma curarsi di quello che è il tuo desiderio, il tuo obiettivo. Perché tante volte si va da, proprio da questo estremo all'altro. Assolutamente, ma dovete capire che il contadino fa una cosa prima di seminare. Cosa fa? Pulisce il terreno. Il terreno deve essere ben concimato, non solo, gli dà anche l'acqua. Cioè lo mette nelle condizioni affinché il seme possa germogliare. Anche questa è una cosa bellissima che hai detto, Serena, di cui ovviamente si parla mai in alcuni casi, ed è una cosa importantissima. Prendere cura dei nostri desideri significa innanzitutto, e ascoltatemi bene, non parlarne con nessuno. Chi dice che i desideri, se li dico agli altri, vengo spronato a realizzare, è una fesseria. La terra è buia e silenziosa, così dobbiamo essere noi. Non parlate mai a nessuno di ciò che state ideando, progettando, perché le interferenze delle altre persone, basta una critica per abbassare tutta la vostra energia. Primo. Secondo, ogni tanto ripensate a quel seme, vederlo già, sentirlo. L'acqua, cosa rappresenta l'acqua che mette il giardiniere? Cos'è l'acqua nel mondo simbolico? Le emozioni. Le emozioni vengono sempre descritte come l'acqua. Quindi ogni tanto annaffiare il nostro seme significa mandargli amore, che è l'emozione più bella, o per capirlo meglio, sentire già la gratitudine, che è il sentimento più creativo che esiste. Quindi è già provare gratitudine per qualcosa che non vedo ma inizio a sentire. E poi c'è il sole, che è la nostra consapevolezza, la nostra attenzione. Quindi queste cose sono sempre contemplate in quello che abbiamo detto. Hai fatto bene a ricordarle perché sono fondamentali. Quindi consapevolezza, gratitudine. Consapevolezza e gratitudine sono proprio i concimi che permettono a questo terreno, consapevolezza, gratitudine e segretezza, silenzio. Questi sono i tre ingredienti fondamentali con cui ci prendiamo cura del nostro seme. E sono indispensabili. Fatto benissimo a farmi questa domanda. Infatti tante volte io dico, Francesco, il mondo si cambia in silenzio, quindi ti dedichi alle tue, in che senso? Il mondo che non è per forza il mondo ovviamente globale, si parla ovviamente di qualcosa di sé. Se tu continui a parlarne, ci sono appunto, come dicevi tu, delle interferenze, a volte anche in buona fede, perché magari uno vuole veramente aiutarti, però non è detto che sia l'aiuto corretto per l'obiettivo che magari ci si è prefissati. Quindi se vogliamo veramente fare qualcosa, facciamolo in silenzio, attraverso, come dicevi tu appunto, la gratitudine, e aggiungerei la parola che tu hai detto prima, fondamentale, la fiducia. Sì, assolutamente, sì. Marco, penso che il riassunto, io mi vedevo, diciamo, mentre sentivo, cercavo di unire le parole che venivano dette da Francesco con l'esempio famoso che facevi tu del surfista e delle onde, no? E cercavo di vedere anche quei possibili errori, quindi. Quello che dice, io voglio diventare il più grande surfista del mondo e poi vive a 400 metri di quota e non si sposta da lì e si lamenta che non arrivano le onde, ma anche quello che pensa che basti andare in riva al mare e poi mettersi a dormire in riva al mare per magicamente dovrebbe trasportarsi da solo su un'onda, o quello che è lì in mezzo al mare
ma non guarda le onde che arrivano e quindi non è in grado di poi... Cioè, quindi tutti questi passaggi che avete fatto io me li sono andati a rivedere ipoteticamente e in questo tipo di esempio e funzionavano molto bene, perché effettivamente a ognuno di questi passaggi, se non ci metti la volontà successiva, poi è più facile dire io ho fatto tutto quello che dovevo, ma... Esatto. E solitamente, diciamo, almeno una di queste piccole pecche c'è sempre quando c'è quel tipo di lamentela. O banalmente, esatto. Sì, ma guarda, vado lì, mi prendo la tavola, vado in mare, guardo anche che arrivo l'onda perfetta, poi mi ricordo che non ho mai surfato in vita mia, non mi sono mai allenato e quindi faccio una brutta fine. Oppure, scusa Marco, penso di imparare a essere bravo a surfare perché ho visto gli altri. Esatto. E anche l'esempio finale era questo, cioè poi mi devo anche ricordare che per riuscire, se dovesse arrivare quell'onda perfetta, io mi dovessi trovare lì e io volessi... c'è il dettaglio che devo anche prima imparare a surfare, perché magari quelle un po' più piccoline, perché se no non è detto che anche l'arrivo dell'onda perfetta nel momento perfetto e nel luogo in cui mi trovo possa produrre poi un risultato così tanto eccezionale. Anzi, forse è più facile che porti a quelle catastrofi di cui parlava prima anche Francesco, cioè è più probabile che venga fuori un disastro. Guardate, io una cosa su cui mi sono soffermato soprattutto nel mio libro sulla legge di assunzione, che ho dedicato più di metà libro all'aspetto dell'azione, no? Perché la gente, molta gente ancora è convinta, appunto per questo faccio la differenza con la legge di assunzione, che basta fare le affermazioni, chiudere gli occhi, visualizzare la scenetta in associato, come si dice, e cambia la realtà. In realtà la legge di assunzione è una legge pratica. Pratica significa che ha a che fare non tanto con quello che fai, ma soprattutto su come lo fai. Questo significa che io mi devo iniziare a vivere la realtà senza lottarci contro, prima cosa, e considerare la realtà come il passaggio necessario per arrivare dove voglio arrivare, dove devo andare. Questo significa comportarmi proprio sapendo che quello che sto facendo è funzionale al mio fine, al mio obiettivo. È un processo attivo. Devo stare attento a tutti i segnali che mi capitano all'esterno, le sincronicità, le coincidenze, perché sono quelli i portali che mi conducono come i puntini di un disegno alla mia meta. E ci tengo molto a dirlo, perché c'è ancora molta gente che lavora solo sull'aspetto mentale, visualizzando, facendo le affermazioni e rimanendo a casa a non fare nulla. Ma io perché... mi dico, sono felicemente sposata, felicemente realizzata, e il mio uomo non arriva. Perché, vi ripeto, a casa vostra non verrà mai a suonare nessuno. Se tu non esci, ti senti bella e cammini in una determinata maniera e cominci a entrare a conoscere nuove persone, la tua energia rimane ferma. Quindi quello che dicevi tu, Marco, è importante anche quello. Bisogna muoversi, comportarsi, è una legge di azione quella di assunzione, ma anche la vera legge di attrazione è una legge di assunzione, perché se il mondo è come uno specchio, il riflesso non si avvicina a te, sei tu che ti avvicini allo specchio e il riflesso sembra che si avvicini a te, sei tu che fai il primo passo. La vera legge dello specchio di cui parlo nel libro è la legge, io la chiamo, del movimento speculare, non la legge dello specchio come si parla generalmente, che non si è compresa bene. Significa che il mondo è un riflesso, ma l'immagine è quella che si muove prima. Allora il mondo mi restituisce il mio movimento in forma rispecchiata. Quindi è fondamentale. Sì, anche un fatto, come dicevo, proprio di preparazione. Cioè, tutto, io sogno tutto. Di fare la rockstar. Dici, ma tu sai suonare qualche strumento? No. Ma hai mai cantato? Sai cantare? No. Allora forse abbiamo un problema. Cioè, nel senso che... anche mettendo insieme tutto il resto, e poi diventa difficile, cioè, aspettarsi che cada dal cielo qualcosa che poi sia sempre lì, diventa una disgrazia, perché a quel punto se ti dovessero chiamare a cantare, a suonare da qualche parte, io prevedo una tragedia, non una grande soddisfazione. C'è una bellissima barzelletta che è molto reale a quello che stai dicendo, di un signore che finita la messa si attardava a rimanere lì, no?
uscivano tutti e lui stava là mezz'ora. A un certo punto il sagrestano voleva capire, ma questo che cacchio faceva lì da solo? Lo vedeva costernato, piegato. Allora si nasconde dietro la croce e sente questo che dice: Dio, fammi vincere la lotteria, Dio, fammi vincere un po' di soldi, che non ce la faccio più con questa disgraziata di mia moglie, me ne voglio andare, fammi sto desiderio, ti farò tutte le messe ogni giorno, creerò una chiesa per te, fammi vincere ogni giorno, fammi vincere la lotteria. A un certo punto il sagrestano dietro il crocifisso non ce l'ha fatta più e dice: ok, ma almeno comprati un cazzo di biglietto. Esatto. Perché, ed è quello che credete, mi facciamo tutti, eh? Infatti, è il discorso, no, so tutto ma non faccio niente, aspetto niente. Sempre che siano gli altri. Perry. Sì, volevo aggiungere una cosa, quindi anche comunque l'atteggiamento nella legge di assunzione, l'atteggiamento mentale, se io per esempio voglio fare la rockstar, se mi atteggio a rockstar, naturalmente poi andrò a imparare lezioni di canto o di musica, ma se mi atteggio al personaggio, piano piano divento quel personaggio, se quello è il mio desiderio. Penso che questa cosa magari venga usata nella scuola d'arte quando si recita, oppure anche nello sport, quando si caricano gli atleti e si atteggiano a vincenti. Questa cosa qua di atteggiarsi, avere un'azione, se prende veramente la fiducia e magari le emozioni della persona, possono aiutare a manifestare quello che si vuole ottenere. Basta che giocano, però alla fine l'importante è sempre quello, mettersi nel campo, perché ti puoi dire sono il migliore, sono il più grande calciatore, però poi non ti giochi la partita e il problema è che non lo saprai mai tu. Quella, vi ripeto, è la prima parte, la seconda è agire sempre, comunque, e vi ripeto, è più importante come agiamo, quindi col giusto sentimento, con i giusti pensieri che devono essere allineati alla frequenza del risultato che esiste già. Quindi io mi comporto in una certa maniera e faccio determinate cose senza prendere in giro, come diceva Vladimir Zeland, la sceneggiatura attuale. Perché se io non ho i soldi e spendo cose che non ho, la sceneggiatura mi prende e mi riporta indietro. Non solo la sceneggiatura, ma tutti i protagonisti del sogno in cui sto. Devi violare senza violare la tua sceneggiatura, nel senso usarla senza strafare. Di giocare come un agente segreto, un incognito, quello è il segreto. È una parte a cui ci tengo tantissimo. L'agente segreto si comporta normalmente, ma allo stesso tempo fa il suo lavoro. Non dà fastidio a nessuno, non si fa notare da nessuno e porta a termine la sua missione. Capite? È un po' diverso. Quindi io comunque faccio senza strafare, senza violare quelli che sono quello che è il mio mondo attuale, ma allo stesso tempo usandolo per arrivare dove voglio arrivare. Quindi invece di andare a fare cose che magari non fanno parte della mia personalità e qualcuno me lo fa notare e mi abbassa l'energia, io senza farmi vedere, dentro di me faccio le cose che devo fare, sapendo che sono funzionali a dove voglio arrivare. Francesco, grazie veramente per tutte queste indicazioni che ci hai dato, però io, insomma, prima di concludere, e qui richiamo di nuovo Perry, insomma, vogliamo ricordare come si chiama la rubrica che fa Francesco nel canale L'Alchimista TV, così se le persone appunto vogliono approfondire tutti questi argomenti, sanno dove ovviamente andarli a trovare. Certo, io ricorderei anche che Francesco ha scritto molti testi, e compreso è uno dei più grandi ricercatori di Neville Goddard, che ha anticipato tutto quello che poi è stata la legge dell'attrazione The Secret, ma molto più profondo. Io ho avuto modo, grazie a Francesco, di leggere i libri di Neville Goddard. Ha scritto 3 volumoni belli corposi di scritti, anche inediti, di Neville, e poi ha appena uscito un nuovo libro sempre su Neville Goddard di Verde Chiaro Edizioni. La rubrica che c'è sul canale Alchimista TV è gli insegnamenti di Neville Goddard, che una volta al mese tiene
lì da sul nostro canale. Perfetto, grazie, così insomma i nostri amici sanno dove andare eventualmente ad approfondire ulteriormente questi argomenti. Quindi Francesco, grazie per essere stato qua con noi, per tutte queste chicche interessanti che ci hai dato. Grazie a Marco, grazie a Perry e grazie ovviamente a grazie a tutti voi che ci avete ascoltato, che ci avete seguito e ovviamente vi invitiamo alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Grazie a tutti quanti e buona serata. Buona serata a tutti. Un saluto a tutti e grazie a tutti.